Abbiamo la gioia di accoglierla tra noi in occasione della festa della famiglia, che da qualche decennio la nostra unità pastorale celebra in questo piccolo tempo. Le presentiamo le coppie che multiple di 5, da 65, 60, 55, 50, 45, eccetera, anni, oggi, oltre ad ottenere la sua benedizione, rinnoveranno idealmente e sostanzialmente il loro patto di fedeltà. La sua presenza in mezzo a noi è un grande dono dello Spirito Santo, perché diventa un'opportuna occasione per la nostra unità pastorale di dare vitalità al cammino di fede, nuova spinta per continuare, senza titubanze, a percorrere la via indicata da Gesù. E allora grazie al Signore per la sua presenza in mezzo a noi, per il bene che ancora una volta la nostra diocesi dimostra di volere alle nostre comunità parrocchiali, per l'incoraggiamento che rifornerà a tutti noi presenti e con la sua preghiera ci ottenga con l'aiuto di Gesù di comprendere che vale la pena di seguirlo e che solo lui è in grado di illuminare questa nostra vita, a volte stanca e sumareggiata. Benvenute carissime coppie. Il significato di questa celebrazione è ormai a voi tutti noi, ma lo vogliamo ancora una volta sottolineare. È possibile vivere insieme tutta la vita, vivere il matrimonio in sintonia, ripetere ogni giorno quel sì per sempre, pronunciato il giorno delle nozze. È bello che è possibile vivere insieme nella fedeltà per 65, 60, 55, 50, 45, eccetera, di matrimonio. La festa di oggi è imperniata proprio sulle vostre ricorrenze matrimoniali, ma il vero significato, la vera missione, è dimostrare a tutti che il matrimonio per tutta la vita non è possibile. Sappiamo bene che gli impegni professionali, gli adempimenti di famiglia, le condizioni di salute, l'inerzia della vita con le sue frenesie e le sue norme, il logorio della convivenza, gli inevitabili difetti e delusioni, non sempre aiutano a vedere con lucidità la bellezza e la grandezza della vostra vocazione. La benedizione del volersi bene, del vivere insieme, del mettere al mondo i figli, introdurli nella vita. A voi spetta proporre, innanzitutto, con la vostra testimonianza di vita, una concezione e una forma di famiglia, il cui fondamento sta nel matrimonio, quale unione stabile e fedele di un uomo e di una donna, fondata sull'amore coniugale, con tutte le sue note e caratteristiche. Come pure tocca a voi testimoniare a tutti che anche in un contesto come il nostro, pur tra tutte le difficoltà e gli ostacoli, è possibile vivere in pienezza il matrimonio cristiano, come esperienza piena di senso e come buona notizia per tutte le famiglie e per tutta la società. Voi ci testimoniate che è possibile condividere e superare le difficoltà. È bello vedere nei vostri volti, nonostante il naturale rovio del tempo, lo stesso entusiasmo di 65, 60, 55, 50, 45, 40, eccetera. Siamo gelosi di una famiglia come la vostra e vorremmo proporre ai giovani fidanzati che accompagniamo al matrimonio, tentati da una visione spesso superficiale ed estetica del giorno delle nozze. Grazie dunque della vostra fedeltà e coerenza. Grazie perché a distanza di anni, ripetete, ne valeva la pena. Sono contento di essere stato invitato a questa celebrazione, perché come ci è stato ricordato adesso, la vita di coppia nel sacramento del matrimonio è un grande dono del Signore. Ed è bello trovarci qui per riprendere coscienza di questo dono.
E ora per celebrare degnamente questa Eucaristia in questo giorno di festa, domandiamo prima di tutto perdono dei nostri peccati.